Commissione di vigilanza oggi per il Motor Show, ci siamo quasi, Sindaco. Sì, basta andare al porto e vedere quello che sta avvenendo in termini di costruzione dell'impiantistica e anche cominciano ad arrivare gli espositori che nell'arco di questi 2-3 giorni che rimangono prima dell'inaugurazione, l'apertura ufficiale alle ore 18 di sabato prossimo del 1° di giugno, e per renderci conto che si sta costruendo un evento veramente eccezionale. Noi siamo contenti come amministrazione, abbiamo dato il nostro contributo di organizzazione amministrativa, di sostegno allo sforzo che l'associazione Motor Show Due Mari ha compiuto e continua a compiere perché l'evento si svolga nel massimo della sicurezza. La commissione comunale di vigilanza sta esaminando tutta la documentazione per arrivare, immagino nei prossimi giorni, al senso definitivo per l'autorizzazione che deve essere data dal comune di Montebello. È qualcosa che non solo ci inorgoglisce perché si realizza un evento unico ormai in Italia. Lei saprà che Bologna, che gestiva il Motor Show storico, non c'è più, quindi questa iniziativa che riprende un'antica attività di questa associazione rilancia come punto centrale nel campo dell'esposizione motoristica l'area di Saline, la città metropolitana, la Calabria, che le presenze saranno da tutta Italia, non solo calabresi. Quindi ci orgoglisce da un lato, ma ci dà anche la possibilità di comprendere come lo sviluppo dei nostri territori non ha necessità di grandi opere, di grandi interventi, ma se scopriamo la bellezza dei nostri paesaggi, delle nostre condizioni, delle spiagge, del nostro territorio, utilizzando le potenzialità, è possibile oggi raccogliere dei risultati importanti, ma spronarci perché da queste iniziative si guardi al futuro per allargare l'attività amministrativa, ma anche del mondo imprenditoriale, delle associazioni, per riempire di contenuti nuovi, turismo, sport, cultura, il vuoto che la grande speranza delle industrie ha lasciato. Un vuoto, ma anche la distruzione, la sporcizia e il disastro ambientale. Recuperiamo il nostro territorio con queste attività e daremo un segno di uno sviluppo nuovo e un futuro possibile diverso per le nostre comunità. Presidente, tutto pronto per il Motor Show. Ecco, oggi si riunisce per la prima volta questa commissione qui al comune di Montebello Ionico. Si è tutto pronto quindi? Sì, sì, è tutto pronto. Il Motor Show ha fatto anche quest'altro miracolo. C'è questa riunione, almeno così mi dicono, che è stata istituita per la prima volta questa commissione, quindi ci fa piacere sia per l'importanza che ovviamente riveste la manifestazione e in questo territorio si muove anche da questo punto di vista. Ricordiamo le date del Motor Show? Dall'1 al 9 giugno e noi siamo ormai pronti, e la pista è quasi allestita, l'area espositiva altrettanto, l'area Luna Park. Non ci resta che invitare la gente a venire e godersi veramente lo spettacolo, che questa è la nostra grande soddisfazione, il pubblico. Quindi questo è il Motor Show d'Italia? Sì, mi permetto di dirlo, sì, è il più grande evento motoristico italiano, il più grande, si svolge in un'area ampissima, e sì, è il classico Motor Show italiano.